perché nell'universo ci trovi tipi strani. Alieni con sei occhi, terrestri con gli occhiali, oppure plutoniani e gente con le ali. Per quanto si è diversi, si è tutti un po' fratelli, su Marte e su Saturno, con tutti quegli anelli. Tra figli delle stelle, donare l'importante, donare amore giusto, il resto vale niente. Quante stelle nel cosmo, quante storie lassù, nello spazio infinito, oltre il cielo più blu. Quante stelle nel cosmo, quante storie lassù, nello spazio infinito, oltre il cielo più blu. Nei meandri dell'universo, sul freddo pianeta Plutone, governano tre piccoli alieni di 506 anni, Glark, Galax e Hart. Dalla loro base ogni giorno prendono importanti decisioni per il bene del loro popolo, ma controllano anche cosa succede nel resto del cosmo. E non sempre quello che vedono gli piace. Questo è Dram, un drone piccolo ma estremamente letale. Come avrete capito, anche se non parlate perfettamente il plutoniano, i tre alieni lo stanno inviando sulla Terra proprio per distruggerla. Diamo una controllosina alla situazione, vediamo un po' di televisione terrestre. Nuova scossa di terremoto nell'Italia centrale. A causa delle pesanti nevicate, i soccorsi non riescono ad arrivare sul luogo del disastro. Caspita, la Terra è quasi completamente distrutta. Deve esserci stato un terremoto. Meglio così, avrò di certo meno lavoro da fare. Accidenti, non mi aspettavo un'atmosfera così calda. Guardate, ho trovato un piccolo oggetto tra le macerie. Fammi vedere, non è di certo tecnologia terrestre. Uff, 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 uff. Calmo, biscotto! Lo sai che l'app è un genio tecnologico, riuscirà di certo a ripararlo. Questo circuito è danneggiato, ma magari invertendo questi due fili potrebbe succedere qualcosa. Wow, sta volando! Presto, seguiamolo! Uff, uff. Guardate, ha trovato qualcosa! Presto, aiutiamolo! Venga, mi dia la mano! Grazie! Grazie, i miei salvatori! Biscotto, non fare la pipì lì! Che cos'è quello? Attenti, è un raggio risucchiatore! Ah! Aiuto, cosa volete farci? Per favore, lasciateci andare! Signori alieni, se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, perdonateci! Esatto, o almeno diteci cosa, utilizzando un traduttore intergalattico simultaneo che sono certa avrete inventato. Vogliamo essere buoni oggi, quindi useremo il nostro traduttore, così almeno saprete cosa sta per succedere ai terrestri. Esatto, preparatevi, perché ora vi uccideremo. Che? Lapo, per favore, ripara il loro traduttore. Si è rotto sul più bello e non capisco cosa stavano tentando di dirci questi signori spaziali. Ok, vediamo cosa posso fare. Uccideremo! Ecco sì, vi uccideremo tutti! Oh no, che schifo! Biscotto, quante volte dobbiamo dirti che non è educazione fare la pipì sulle pistole laser? Avete visto? Quel terrestre maschio è riuscito a riparare il nostro traduttore e la femmina si è preoccupata per le nostre armi laser. Già, sono stati proprio bravi. Proviamo a parlare con loro. Forse ci siamo sbagliati sul conto degli umani. Grazie per averci riparato il traduttore. Per ora non vi uccideremo. Gli umani sono tutti come voi?
Sulla Terra non siamo tutti uguali. È vero, alcuni sono cattivi e non rispettano il pianeta. Molti altri, però, cercano in tutti i modi di aiutare chi ha bisogno e rispettare la natura. Se non ci credete, guardate da più vicino e vedrete che abbiamo ragione. I ragazzi avevano ragione. Non possiamo distruggere la Terra. Anzi, dobbiamo aiutarli. Qui c'è tutto il nostro sapere scientifico. Potrà aiutarvi. Perché non diamo loro anche una Ursula? Che cos'è? È una pianta che usiamo per curare quasi tutte le malattie. Chi lo avrebbe mai detto che uomini alieni avrebbero potuto stringere un'amicizia così grande? Ed è grazie a questa nuova amicizia se in tutto il mondo si stanno ricostruendo in tempo record le città distrutte dalle calamità naturali. E questo grazie alla tecnologia che i plutoniani hanno donato agli umani. Ma si stanno anche curando tutti i terrestri malati grazie alla miracolosa pianta donata dagli alieni. Ma è soprattutto in nome di questa nuova amicizia che i terrestri plutoniani hanno deciso di unirsi per portare il valore del dono e del bene per aiutare tutti gli esseri dell'universo. Nell'universo ci trovi tipi strani, alieni con 6 occhi, terrestri con gli occhiali, oppure plutoniani e gente con le ali. Per quanto si è diversi, si è tutti un po' fratelli, su Marte e su Saturno, con tutti quegli anelli. Tra figli delle stelle, donare l'importante, donare amore è giusto, il resto vale niente.